Eccoci qui, Alberto Cardinali, Partito Democratico, ex assessore all'ambiente, quanti anni fa? 2008. E diciamolo, no? Comunista, infatti io avevo scritto compagno, che col K che lui mi ha contestato. Ma l'altra contestazione riguarda la pagina 5 del Segno, eccola qua, dove c'è scritto a proposito del centro-sinistra, il PD ha deciso di candidare Andrea Croce, eccetera, eccetera. C'è scritto: a favorire la candidatura di Croce è stata soprattutto la consigliera in carica del PD Silvia Sciamplicotti, a tenere insieme queste diverse anime è l'unico argomento che li unisce, fermare la destra. Ma la destra roccheggiana è composta dalle stesse persone che fino a ieri sostenevano il PD, non per niente Cinzia Botti, coordinatrice della Lega, figura nelle liste dei grandi elettori del PD. Vallo a spiegare che adesso è da fermare, mentre ieri era da spolpare, elettoralmente parlando. Ecco qua. Allora, perché mi contesti sta lettura? Innanzitutto devo dire che contesto la lettura di Angelo, scusate, innanzitutto lo voglio ringraziare per essere venuto. Ecco me. È la prima volta che un uomo, un giornalista, si presenta da me per intervistarmi. Ho chiesto tante volte al direttore del Segno, non è mai venuto. Questo tanto per precisare. Io contesto il fatto che non è vero che il PD di Rocca di Papa sia stato sostenuto da uomini di destra. La Cinzia Botti non è un grande elettore del PD di Rocca di Papa, non lo è mai stata. Non lo è mai stata. Era una iscritta, ma la sua famiglia veniva dal PC di Cinzia Botti. Ma non sono stati mai grandi elettori del PD. Questo tanto per chiarire. Poi io mi allora era comunista. No, è certo, erano comunisti come me, la famiglia di Cinzia Botti. Ah. Oh. Poi hanno cambiato, ed è giusto, nessuno rimprovera loro che abbiano cambiato partito. Ma che mi vengono a dire che sia una grande elettrice del PD, questo mi dà enormemente, enormemente fastidio. Almeno in quella elezione provinciale. No, non è vero, io c'ero a quel congresso. E chi ha votato? Non ha votato, non c'era Cinzia Botti a votare, hanno votato gli iscritti al PD. Io c'ero, ho votato pure io per Andrea Croce. Perché nei congressi del PD, per chi non lo sapesse, votano e voteranno solo gli iscritti. Se non hanno la destra nemmeno possono entrare se non sono invitati. Vabbè, quindi questa è una fandonia grande come una casa. Che hanno... Poi l'altra fandonia qual è? È quella che sembra, da quello che dice il giornale, il Segno, che addirittura il povero Crestini abbia mandato 3 suoi consiglieri per votare Andrea Croce. Falso, falso e falso. E lo voglio dire a tutta l'Occa di Papa, perché denigrare e infangare una persona che per la prima volta si candidò a consigliere nel 2016 e non fu eletto Andrea Croce, è pulito politicamente. Questo lo deve sapere tutta l'Occa di Papa, in prima persona il grande direttore del Segno lo deve sapere.